Buonasera, di nuovo siamo qua e facciamo una ricetta. Direi che questa volta la faremo vegana, dato che le altre erano tutte a base animali. Faremo patate al forno con il seitan. Ho sbucciato le patate, le ho tagliate a cubetti più o meno regolari e le ho lasciate sotto l'acqua a sciacquarsi bene dall'amido fino a quando l'acqua diventa completamente trasparente. Orbene! Gli ingredienti per le patate al forno sono patate, olio extravergine, magari biologico, anche le patate biologiche, sale, rosmarino, aglio e basta. Gli ingredienti per il seitan sono cipolla, olio, aromi che sono rosmarino, salvia, alloro, aglio, come sempre, pepe, sale, vino bianco, un po' di farina. Frattanto che si scalda il forno per poi mettere le patate, affetto la cipolla. In una padella mettiamo dell'olio, la cipolla e la mettiamo piano piano a soffriggere. Intanto apriamo il seitan, sono due confezioni, ne faremo solo un pezzo. È un seitan biologico che arriva dalla natura di Verbania. Le patate, l'aglio, gli aromi sono della società agricola Omio Bio. Taglio il seitan a fettine spesse, un centimetro circa. Seitan, come saprete, è il glutine del grano. Abbiamo tagliato il seitan in questo modo. Lo dobbiamo un pochino infarinare. Scoliamo bene le patate. Le mettiamo su un canovaccio. E le asciughiamo bene. Le mettiamo nella teglia. Di olio, non ne serve molto, le giriamo per farle pungere bene tutto, ok, le distendiamo che siano tutte a contatto con la teglia, così friggono meglio. Le mettiamo nel forno che è già stato riscaldato a circa 200 gradi. Il tempo di cottura sarà 3 quarti d'ora, 50 minuti. La cipolla è dorata. Pigliamo il seitan, tiriamo via la farina in eccesso, cerchiamo di metterlo che non si sovrapponga. Così, mettiamo su un fornello un po' più
prendiamo anche l'aglio a sto punto, gli diamo una schiacciata e mettiamo anche lui. Adesso piano piano lo facciamo soffriggere un po' da una parte e un po' dall'altra. Giriamo il seitan. Con pazienza, pezzetto per pezzetto. A questo punto, prima che bruci, aggiungiamo del vino bianco e se vogliamo dargli un gusto un po' hard, senza per davanti, anche un goccio di vino rosso. Aggiungiamo il rosmarino, l'alloro e la salvia. Sale, non troppo perché poi alla fine metteremo un goccio anche, ecco, ho dimenticato un ingrediente, un goccio di tamari o salsa di soia alla fine. Ogni 10 minuti, un quarto d'ora, bisogna tirare le patate che cominciano a diventare croccanti e marroncine. Mentre invece l'aglio e il rosmarino lo aggiungeremo prima dell'ultimo anche il sale. Se li mettiamo troppo presto si bruciano sia l'aglio che il rosmarino, per cui lo mettiamo gli ultimi 10 minuti l'aglio e il rosmarino, per cui se ne può mettere anche parecchio perché non è che prendono moltissimo gusto essendo non tanti minuti a contatto. Qui continua. Ho messo dell'acqua a bollire, ogni tanto se si asciuga completamente si deve aggiungere acqua. Io l'ho già aggiunto una volta un pochino, guardate che bel sughetto adesso. Poggio, come al solito, è qua con noi, senti i profumi che si sprigionano, gli aromi eccetera, e non sa che non potrà mangiare niente perché c'è la cipolla e l'aglio, ma lui imperterrito prosegue. La mia compagna credo che anche stasera non si faccia vedere, anche se stasera ve la descrivo di nuovo. Ha i capelli rossi, le lentiggini, gli occhi marroni, aspetta perché non mi ricordo neanche, gli occhi verdi, la pelle chiarissima, sembra una nordica, è uguale, ha le trecce qua laterali sul biondo rossiccio, credo che difficilmente accetterà di farsi vedere anche stasera, comunque speriamo, io vorrei farvela vedere, anche perché è lei l'artefice di tutto questo che stiamo facendo. Mi ha spronato a fare le ricette per cucinare e lei fa le riprese, monta i filmati, eccetera. Mi spiace, prima o poi me la farò vedere e quel giorno penso che avrò un audience del 95-96%. La
ridiamo una girata alle patate, al prossimo giro ci aggiungerò il rosmarino, l'aglio e il sale. Guardate che belle che diventano. Tolgo gli aromi per non trovarseli nel piatto. Questo è pronto volendo. Adesso lo metto proprio al minimo per tenerlo in caldo. Sono passati 40 minuti. Aggiungiamo il rosmarino qua e là. Mettetene pure parecchio, che tanto, e anche l'aglio mettetene pure parecchio, perché tanto non lascerà grande sapore. Il sale, questo ovviamente a vostro gradimento. Giriamo bene. Qua aggiungiamo un pochino di salsa di soia. E ragazzi, le patate le vedete. Il seitan pseudo arrosto. E ora assaggio con calma, perché mi brucio. Allora, prima una patata. Le patate al forno le conoscete. Queste non le conoscete, una cosa sopraffina. E ora il seitan. Ottimo. Se uno non ha mai assaggiato il seitan, oppure l'ha assaggiato ma in modo molto blando, potrebbe impazzire il sapore. A tutti, buona serata. Io adesso mangio. E lei?